acchiappa, li picchia. Invece lunedì, come avete visto, a noi bisogna che ce l'allontanano la gente, perché lunedì, avete visto, c'è stata la manifestazione a Roma contro il governo delle poltrone, la piazza era straripante di fronte a Montecitorio. Ebbene, nessuno faceva vedere le riprese, le immagini di tutte le piazze, tutte le strade intorno al palazzo. Era plastica, era un'immagine incredibile. Il portone di Montecitorio chiuso, sprangato, e intorno la gente, noi fra la gente e loro chiusi dentro i palazzi, mentre Riccardo, Virginio erano lì alla camera, noi eravamo in piazza. Era quella in un'immagine solo la differenza fra noi e loro. Poi ieri c'è stato il dibattito in Senato, non so chi di voi l'abbia seguito. Ebbene, in un unico pomeriggio è stato possibile svolgere come in un nastro tutto quello che è successo, si è capito tutto plasticamente. Queste persone che si odiano sono costrette a sopportarsi, mentre Conte parlava, quando applaudiva poco il 5 Stelle, il PD era fermo, in silenzio, anzi quasi contestava. Quando partiva qualche applauso dal PD, era il 5 Stelle che non applaudiva. Era una cosa vergognosa, gliel'hanno ricordato i nostri ministri, i nostri sottosegretari che sono intervenuti. Diceva Candiani, siete partiti per aprire la scatoletta di tonno e vi siete ritrovati ad essere voi il tonno. C'è stata Lucia Borgonzoni, che come sapete è l'altra nostra candidata in Emilia Romagna, che è intervenuta e l'ha detto chiaramente, l'ha definiti dei ladri di democrazia, perché stanno rubando la possibilità di esprimersi a tutti gli italiani, e poi l'ha fatti scappare semplicemente con una maglietta dove c'era scritto parlateci di Bibbiano. Ebbene, quando hanno letto quella maglietta sono fuggiti, i banchi del governo erano vuoti, perché non hanno avuto neanche il coraggio di alzare la testa dopo aver detto mai con il partito di Bibbiano trovarcisi accanto, imporre uno scandalo del genere, mettere un ministro del PD alla famiglia, in un ministero che ricordiamolo era della famiglia e per le disabilità, e ci sono persi un pezzo dopo aver conquistato il ministero per le disabilità col ministro Fontana, una conquista di civiltà, l'hanno cancellato e l'hanno affidato a un rappresentante di quel partito che ha speculato e ha lucrato sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. Sono stati capaci a fare anche questo e non hanno saputo rispondere. Questo è quello a cui abbiamo assistito ieri, a un Conte che diceva che l'atteggiamento del suo governo sarebbe stato un atteggiamento non arrogante. Già solo il fatto che questo governo, che non rappresenta la volontà popolare, ci sia è qualcosa di arrogante, è qualcosa che offende i cittadini, perché i cittadini non sono rappresentati da questo governo. Questo è quello a cui abbiamo assistito ieri. E questo è quello che fa sì che gli Umbri abbiano sulle spalle il peso del futuro di 60 milioni di italiani, perché dal voto del 27 d'ottobre non dipende solo il futuro di noi Umbri, dei nostri figli per gli anni a venire, per cancellare i disastri che hanno fatto a livello regionale, ma dipende il futuro dei nostri figli, di tutti i figli dei cittadini italiani, perché è come se ci fossero le politiche in un'unica regione e da quel risultato dipenderà la possibilità di mandare a casa questi cittadini, un governo, questi abusivi che non rappresentano i cittadini ma rappresentano non il governo giallo-rosso come ha detto qualcuno, ma come ha detto Molinari il governo franco-tedesco, perché questo è un governo che è nato a Bruxelles sulla testa degli italiani. Noi vogliamo che gli italiani rialzino la testa e guardino al futuro. Lascio la parola a Virginio perché penso che ci siamo. Grazie a tutti.